Buonasera, good evening, benvenuti. Sono lieta di accogliervi stasera per la presentazione del libro Noir et Blanc, curato da Giorgio Marini e Laura Fanti qui presenti. Ne sono ancora più felice perché questo libro, appena pubblicato, è stato pubblicato alla fine di giugno, non è soltanto un'opera importante per chi studia le stampe del primo Novecento, sia nordiche che italiane, e ne avremo l'opportunità di discuterne a fondo tra poco, ma anche perché questo volume è il primo della nostra nuova collana, quella quindi dell'Accademia Belgica, che si chiama, come lo potete vedere qua, Studia Accademie Belgiche. Allora, questa collana è l'erede delle collezioni Studies et Artes, l'ex istituto storico belga di Roma, che si è fuso con l'Accademia Belgica nel 18. E quindi è una collana dedicata alle ricerche che integrino i rapporti tra Italia e Belgio. A breve uscirà il secondo volume della collezione dedicato al porto antico di Ostia, ma avremo l'opportunità di discuterne a tempo debito. Stasera dunque ci rivolgiamo verso il primo Novecento e verso il contributo dell'eccezione belga e neerlandese al risveglio d'interesse per le arti del bianco e nero, in particolare in Italia. Il volume che vi presentiamo raccoglie dei atti di un convegno internazionale svoltosi a Roma nell'ottobre 18 all'Accademia Belgica e al Koninklijk Nederlands Instituut Rome, il CNIR, l'istituto olandese, qua vicino. E sono dunque molto felice di poter salutare di nuovo, per la seconda volta in 10 giorni, il nostro collega Matthijs Jonker, direttore degli studi di storia dell'arte e delle scienze culturali presso, ovviamente, il medesimo istituto. Allora, per discutere dell'argomento e del contributo del libro a questa vicenda, abbiamo con noi non soltanto i curatori di essa, Giorgio Marini e Laura Fanti, che ci parleranno brevemente del contesto del libro, il perché e il come del volume, ma anche Herwig Tots, curatore al Royal Museum of Fine Arts di Anversa, il Museo delle Belle Arti di Anversa, e la curatrice presso il MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento, e Roveretto, che vediamo tramite Zoom. E veramente, signora Alessandra Tidia, e signora Tidia, vorrei veramente ringraziarla calorosamente di aver accettato il nostro invito, perché so che si apre una mostra proprio la settimana prossima, e quindi so che lei è occupatissima, e veramente grazie di nuovo. Ma prima di lasciare la parola ai nostri oratori, vorrei brevemente evocare il loro percorsi personali. Penso che molti di voi conoscono già Giorgio Marini, già vice direttore del Gabinetto dei Disegni e delle Stampe degli Uffizi a Firenze, e ora attivo nella Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Ministero della Cultura, oltre che curatore all'Istituto Centrale per la Grafica di Roma. Il dottore Marini ha studiato a Roma e a Oxford e si è specializzato nella storia, il collezionismo e la funzionalità dei disegni e delle stampe dal 500 al 20 secolo. La sua collaboratrice nel curare del libro, la sua co-curatrice, sarebbe meglio di definirla così, Laura Fanti, è anche lei ovviamente storica dell'arte e critica d'arte. Vive a Bruxelles, dove sta finalizzando presso l'Université libre de Bruxelles un dottorato
sulla reception dell'arte italiana nel movimento idealista e il simbolismo belga. Ha studiato a Roma e a Firenze e ha scritto su Ferdinand Hodler, James Ensor, Paul Gauguin e molti altri. Erwin Totz, da parte sua, è, come si è detto, curatore e collaboratore scientifico al Museo delle Belle Arti, Royal Museum delle Belle Arti di Anvers. Ha scritto il suo PhD su James Ensor, di cui è diventato uno dei migliori specialisti. Dirige, tra l'altro, l'Ensor Research Project, sviluppato in collaborazione con il Museo di Ostenda e l'Università di Anversa. Insegna la storia dell'arte come docente ospite all'Università di Utrecht. Il dottor Totz interverrà stasera in inglese e ovviamente dopo le presentazioni potete fare le vostre domande sia in inglese che in italiano. Infine, la dottoressa Tidia è laureata in storia dell'arte contemporanea presso l'Università di Padova e ha conseguito il dottorato in storia dell'arte presso l'Università di Venezia. Nel 2003 è stata nominata responsabile della sede trentina del MART, Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto, che ha sede nel Palazzo delle Alberi. È membro del Comitato Scientifico del Museo Civico di Bolzano e dal 2013 è responsabile del progetto di valorizzazione di Arco come luogo segantiniano promosso congiuntamente dal MART e anche dal MAG, Museo Alto Garda Galleria Segantini. I suoi contributi scientifici sono principalmente nell'ambito della cultura delle secessioni europee, del Liberty e della pittura dell'inizio del Novecento. Allora, come si è detto, la conferenza si terrà in italiano e in inglese. Se ci sono delle domande per le persone che ci seguono tramite Zoom, chiediamo di fare queste domande verso il chat. Ma lascio adesso la parola in italiano a Laura Fanti e Giorgio Marini. Grazie. Grazie alla direttrice di questa presentazione, a voi di essere qui in questa Roma ferragostana fuori tempo massimo e che avete eroicamente raggiunto l'Accademia Belgica. Dietro la mascherina c'è un sorriso che vorrei che vedeste perché è bello essere qui. Il luogo è meraviglioso. Molto volentieri, grazie. Ecco il sorriso, è un sorriso di gratitudine e di soddisfazione. Si è detto conferenza, non vorrei che le vostre aspettative, almeno per quanto riguarda me, andassero subito deluse. Quello che in maniera un po' diciamo irrituale ci si chiede di fare è presentare noi stessi, presentare, dire qualche parola sul progetto, sul libro e su come è andato questo percorso. Lo faccio molto volentieri, ringraziando per primi l'Accademia che ci ospita oggi, che ha trasformato un mio piccolo sogno, un nostro progetto, in qualcosa che adesso resta, spero che resterà anche come strumento. Si era detto facciamo un po' il punto su una situazione storiografica, quel punto è senz'altro un punto di partenza più che un punto d'arrivo. Sono temi, lo diremo un po' altre volte questa sera, un po' defilati, un po' borderline, che per la prima volta, grazie anche a questa occasione che ci è stata offerta generosamente, possono essere messi in pratica. La gratitudine si estende al Reale Istituto Neerlandese di Storia dell'Arte che in occasione del convegno ha ospitato una sessione del,
del convegno 3 anni fa, se fra un mese sarebbero esattamente 3 anni. Quindi, diciamo, accetto di introdurre io, anche se così, se non altro eleganza e cavalierato vorrebbero che cedessi subito la parola a Laura, ma perché ritengo così in qualche modo doveroso prendermi la responsabilità di quello che abbiamo fatto e darvi delle spiegazioni a voi oggi, guardandoci in faccia, perché abbiamo fatto questa cosa, perché abbiamo investito energie, tempo, ricerche. Soprattutto questi 3 anni, cosa emerge, cosa resta dopo questi 3 anni? Allora, sono 3 anni che è inutile che ce lo ricordiamo continuamente, ma che per almeno la metà sono stati una situazione di rapporti interrotti, di comunicazioni rarefatte, di chiusura, di ripiegamento. Questo periodo di 3 anni direi che ci offre la giusta distanza, o almeno non so se sia giusta, ma comunque una distanza sufficiente per fare un piccolo bilancio, per guardare. E allora, proprio perché quel sorriso iniziale è anche di poter parlare a delle persone reali finalmente davanti a noi e scambiarci anche così flussi emotivi, non solo parole attraverso schermi di computer, anche se vorrei farlo con tutti i nostri coautori che vedo che ci seguono e che ringrazio qui, e in particolare Alessandra Tiddia, che sono sicuro avrebbe tenuto molto a essere qui stasera, ma le motivazioni che la costringono a restare dov'è sono talmente forti che conosco bene, sono quelle follie dell'ultimo momento nel montaggio di una mostra importante rimandata all'ultimo, in cui c'è da seguire l'allestimento e tutto quanto, per cui la ringrazio ancora di più per essere con noi, per dedicarci un po' di tempo questa sera. La storia di cui abbiamo parlato è la storia di una fascinazione, di una sorta di innamoramento. Un secolo fa, per tutta una generazione di storici dell'arte, ma non solo, era un mondo in cui la letteratura, il costume, la moda entravano a far parte. Tutto quanto provenisse da Belgio e Olanda in qualche modo dettava legge in un ambiente certo non vastissimo, ma che poi si rivela attraverso dei personaggi chiave. Uno di questi è senz'altro Vittorio Pica, che organizzatore sia delle primissime biennali, ma poi dalle pagine della rivista che nasce nello stesso anno della prima biennale veneziana, 1895, una rivista di dichiarata ricercata alta divulgazione, ha un ruolo fondamentale nel portare ad ambienti molto più allargati i temi della storia dell'arte, della ricerca, delle cose. Bene, in questi ambienti un altro nome tutelare, spero che ce ne parlerà Alessandra Tiddia più tardi, è stato l'oggetto di un libro che ha appena dato alle stampe, ed è un artista importante, fratello di un mercante importante, di amico di Segantini, che è Vittore Grubissy de Dragon, incisore, che prima di tutti gli altri passa dei periodi a Bruxelles, ma poi in Olanda, e in occasione di quella prima biennale veneziana che si apre straordinariamente con una prima mostra sull'incisione contemporanea di allora in Olanda, curata da Zilke, ma dove, come ci ha spiegato benissimo Alessia Del Bianco nel suo intervento 3 anni fa, e lo ha scritto ancora meglio negli atti, Grubici era sempre una figura chiave dietro le quinte. Il progetto è nato, come dire, senza premeditazione, quasi fra il casuale e il naturale. Certamente in modo inatteso, almeno per me, obbedendo allo stimolo di circostanze diverse, ma soprattutto come una sorta di
divagazione. Sapete quando uno deve fare i compiti ma si distrae perché c'è la cosa che lo diverte di più e magari non sa, non lo sa subito, non lo sa in anticipo, lo scopre divagando. Quindi questi percorsi di sconfinamento sono forse un problema, ma non sono qui per fare autoanalisi questa sera, per cui mi fermo subito. Ma da curatore di una delle collezioni più importanti in Europa e non solo per il disegno antico, ho scoperto di nuovo quasi per caso che delle sezioni della collezione trascurate erano un piccolo tesoro, ma proprio quei tesori delle piramidi rimasto intatto, dove non delle mummie ma delle meravigliose opere d'arte erano lì dal momento in cui erano state o comprate, e su questo tornerò un attimo dopo, in una politica di acquisizioni pubbliche assolutamente di una tale apertura e di una tale intelligenza che oggi possiamo solo rimpiangere. C'erano delle figure fondamentali in quegli anni, solo per 3 anni, direttore delle Gallerie di Firenze è un personaggio come Corrado Ricci, che poi lascerà subito perché diventa direttore della Direzione Generale Antichità e Belle Arti del Ministero. Quindi, da uomo tenace, risoluto, romagnolo, risistema gli Uffizi, rimposta le collezioni, avvia una catalogazione e una politica di acquisizioni lungimirante sull'arte che per allora era arte contemporanea. Mi fermo perché i temi poi sarebbero tanti, no? Abbiamo qui di fronte una istituzione che ha il nome contemporanea nella istituzione pubblica e che a lungo è stata un faro, e ci auguriamo tutti che torni ad essere. Dicevo, un secolo fa, una stagione di incontri, influssi reciproci, questa fascinazione per cui tutto diventa di moda, D'Annunzio che si mette a scopiazzare Rodenbach, questi fantasmi, queste atmosfere crepuscolari date dal simbolismo del tempo diventano subito qualcosa a cui guardare. Per un giovane paese la cui identità nazionale era appena nata, appunto la Galleria Nazia Moderna a pochi metri da noi, nasce nel 1911, viene costruita come padiglione per la grande esposizione che segna il giubileo cinquantennale dell'Unità d'Italia, come altri padiglioni, penso solo alla British School, costruiti allora. Quindi pensate che fervore rispetto alla contemporaneità. Torno un attimo a quella nascita, quell'incontro casuale, come poteva essere stata la rivelazione per i pica del primo Novecento, del 1895, questo mondo incantato, fiabesco, trovare questo filone d'oro nella miniera degli Uffizi, che era invece una cosa talmente diretta, sensata, arrivata dagli artisti stessi, perché regalavano, perché producevano lì, perché lì si mettevano in rapporto con l'antico, perché lì imparavano e crescevano, che mi verrebbe da spezzare una piccola lancia. È molto bello che questi nostri sforzi scientifici siano confluiti in una collana che si chiama appunto Studia Accademia, Accademie Belgiche. Quest'idea che i musei siano luoghi di produzione scientifica in Italia si sta un po' perdendo. Allora, io mi escludo, ma vedere che i nostri relatori sono degli esempi fulgidi, entrambi da Anversa a Trento, Rovereto ed Arco, e anche fra i nostri autori, Veronica Arpiò e Dominique Rachal, sono degli stimatissimi e bravissimi curatori. Qui c'è anche questo bell'aspetto di aver riunito
il mondo del museo e quindi il contatto vero, anche quello, non solo con le persone, ma diretto con le collezioni. Pensate quanto è importante, è quello che mi ha affascinato, ma adesso smetto di parlare di me, ma fin dall'inizio, il mondo delle stampe, perché devi prenderle in mano, devi guardarle da vicino, voglio dire, presuppongono un rapporto diretto, come un libro, li devi parlare, loro ti parlano, è così forte tutto quel contorno dato dal coinvolgimento delle tecniche, di come si esprimono, che già quello, una volta messo a fuoco quello, si capisce quasi tutto quello che c'è da capire. Dunque, un convegno 3 anni fa e ora un libro. Cosa resta come bilancio? Il giudizio ce lo daranno, spero, penso, i curatori che parleranno dopo di noi. Intanto c'è una cosa molto ben prodotta dal punto di vista editoriale da Peters di Lovanio, che ringraziamo tantissimo. Ma l'ambizione, vi dicevo, era quella di aver cercato di fare il punto su un piccolo territorio, però circoscritto, preciso, e che questo punto possa essere appunto uno spunto, un avvio per altre ricerche. Nelle corse finali della redazione ci siamo accorti che anche solo sistemare la bibliografia è stato un lavoraccio, diciamolo. Allora, ma è possibile che ci sia così tanta bibliografia su questi temi? Bene, forse è anche quello uno dei risultati più diretti, più concreti, più precisi, se volete, che resterà, è quello di avere ora un luogo dove è riunita gran parte della bibliografia su questi argomenti, forse per la prima volta. Così come se magari chi ha letto nel giusto processo di valutazione scientifica i nostri elaborati aveva, come dire, riscontrato forse un piccolo deficit di novità metodologica. Ecco, vedere adesso, non dovrei essere io a dirlo, ma tu ridi, ma aiutami a non vergognarmi, ma non tanto i nostri contributi, ma penso a Davide Lacagnina, a Alessia Del Bianco, il tuo senz'altro, cioè dove ci siamo più o meno inventati, senza metterci d'accordo prima, di prendere come criterio di valutazione la presenza di stampe del Belgio e dei Paesi Bassi alle tante e importantissime mostre che si facevano proprio di grafica, noir et blanc, le mostre del bianco e nero, che dalle prime biennali diventano, certo, un po' defilate, non i grandi padiglioni nazionali, ma sono spesso anche concettualmente dei luoghi di collegamento fra le arti, ahimè, dirle maggiori, sappiamo che è sbagliato, ma poi nell'apprezzamento comune è così, dove invece disegni e stampe, per il loro straordinario potere divulgativo, di trasmissione, di circolazione, che è insito proprio nel concetto del multiplo creato dalla stampa, erano in grado di moltiplicare, di trasmettere subito. Per cui ecco che immediatamente c'è questa circolazione, questo scambio, queste cose. Allora, dicevo, forse un pochino potremmo smentire oggi, o chi leggerà il libro si potrà accorgerci che il criterio di assumere quello della fortuna espositiva e del collezionismo privato, ma sottolineo soprattutto pubblico, quando delle pubbliche istituzioni nazionali con un peso, diciamo, di indirizzo nazionale sulla politica museale comprano alle mostre certe opere, ne fanno un valore, ne sanciscono l'apprezzamento critico, mettono in moto l'interesse
non solo della critica, ma degli operatori museali, dei conservatori. Pica nei suoi articoli dice: ah, che bello se un vedessimo nei musei poter comprare dalle sale della Biennale questi artisti, queste cose. Cioè, era tutta una rete fittissima. Dico, oggi si è completamente persa persino la percezione, appunto, no? Che ci potesse essere questo tessuto con delle maglie così strette e l'idea di uno scambio. Vi parlavo di mostre, vi parlavo di, appunto, quella che si chiama la ricezione. In una stagione fitta di scambi reciproci, in cui le stampe nordiche diventano un paradigma da imitare e insieme un riferimento evidente per il gusto e per il mercato. Alessia Del Bianco ha trovato un filone interessantissimo, che vedo che sta già sviluppando anche in altre ricerche, cioè quello di forzare le difficoltà psicologiche e non, vero, anche materiali che gli archivi preziosissimi della Biennale, gli archivi storico della Biennale è una fonte che potete immaginare inesauribile di dati, con la sua tenacia è riuscita a sfondare un po' di porte chiuse e anche lei ha trovato un piccolo filone d'argento, se non d'oro, quello della documentazione precisa delle presenze degli artisti e degli acquisti, chi compra che cosa alle varie biennali. Già solo portare quei dati e interpretarli e trasformarli in storia diventa storiografia, diventa storia della critica, diventa storia del gusto. Nell'epoca della definizione di quel geroglifico sociale, avrebbero detto i membri della scuola di Francoforte, in cui l'estensione a tutte le forme culturali del feticismo della merce aveva trasformato l'opera d'arte. Quindi collezionismo come interesse culturale, non come mercificazione dell'oggetto che diventa, dell'opera d'arte come investimento, come oggetto, ma questi sono temi enormi che non possiamo affrontare stasera. Altra tappa fondamentale sono le due mostre fiorentine, una 1927, in cui si avvicina un centenario, un altro centenario appena passato, 1914, nelle sale dell'Accademia di Belle Arti di Firenze, nel maggio si apriva quella che resta forse la mostra più grossa fatta in Italia di incisione europea, ma che in realtà per allora voleva dire mondiale, c'erano anche degli artisti americani, quindi una fiammata di interesse, tragicamente a poche settimane, lo dicevamo prima, dagli spari di Sarajevo, ecco, che dall'Europa praticamente già in fiamme nel 1914 nascesse questo intento comune, si ritrovasse questa comunità di interessi reciproci, è un valore che senz'altro oggi vorremmo poter recuperare, non solo nella storia dell'arte, ma proprio nella comunità dello studio e non solo. Chiedo a Charles di mettere sempre, gli avevo detto che mi piaceva divagare, allora c'è un'immagine a proposito di divagazioni, ma mi si è accesa un collegamento quando è stato detto che Alessandra ti dia fra i suoi vari interessi e responsabilità scientifiche anche quella di curare il piccolo museo di Arco, dove c'è una collezione segantiniana fantastica, uno non si aspetterebbe mai invece ad Arco. Arco era un luogo di villeggiatura della madre di Rilke, Rainer Maria Rilke, che lui raggiungeva spesso. Allora, sempre divagando, avevo fra le mie letture recenti preso in mano questo diario di Rilke, che è rimasto inedito, pensate, fino al 2000. A Parigi, nel 1902,
pochi mesi dopo sarebbe venuto a Roma e sarebbe andato a vivere, descrive nelle sue lettere a lui, Andrea Salomè, il padiglioncino dentro Villa Strollfern che ho praticamente attraversato venendo qui questa sera. Bene, da Parigi mi si apre una pagina e nel ritmo conciso, sincopato, più o meno interrotto del suo scrivere, come sono annotazioni di un diario, 29 gennaio 1902, concluso il saggio su Vogel per Kunst und Dekoration. Erich Vogler era un artista tedesco che aveva conosciuto a Firenze, grande incisore ma decoratore, che gli avrebbe disegnato una copertina. Pomeriggio, un momento da Vogler. Elaborerà il mio frontespizio con ricchezza ancora maggiore. E qui viene il bello. Fascicolo della Insel con una meravigliosa xilografia di Georges Minne. Battesimo di Cristo. Le quattro mani. L'espressione. E poi la definizione. Una poesia col ritmo del legno pregiato. Che Rilke si accorgesse dell'uscita di una rivista con questa famosissima, ma al momento, silografia che ha tutta la poesia di una ripresa in chiave simbolista delle tecniche antiche della lavorazione sul legno, mi è sembrato una traccia bellissima di questa commistione totale, no? Ne parla nel suo saggio Giuseppe Virelli e come recupero meraviglioso del forme antiche in rivisitate. Quello che affascina Rilke è il linguaggio muto delle mani e questa atmosfera. Interessantissimo che negli anni in cui in Italia arrivava un po' tardiva l'onda di quello che nel mondo anglosassone si chiama l'etching revival, la riscoperta dell'acquaforte per questi suoi valori pittorici, evocativi, di una pratica anche un pochino alchemica, magica, si usano gli acidi che fumigano, che non si possono respirare, c'è tutto un rapporto fascinoso con queste tecniche. Sono quelle che più che mai piacevano a Pica per il loro valore anche di unicità, pur nella molteplicità. Di lì a poco, con una rivista, l'Eroica, che pure è oggetto di interventi del nostro convegno, Edoardo Fontana e Giuseppe Virelli ne parlano tutti, avrebbe aperto invece quella stagione della silografia, dove sintesi cruda di forma e colore avrebbero dato tutto un altro linguaggio. Di tutto questo parla il libro, ma soprattutto, vi dicevo, di questo momento mi viene a dire ripetibile, ma vorrei che si potesse ripetere in realtà, quindi fondante, lontano un secolo, ma assolutamente recuperabile, almeno nel mondo degli studi, che è stato questo primo Novecento all'insegna delle tecniche della grafica. Una ricezione assolutamente non unilaterale, ci sono delle simmetrie che spero verranno sviluppate dagli altri interventi di questa sera, cioè di far vedere come è stata poi le ibridazioni, come dal nord si guardasse all'Italia, che sono temi, gli artisti soprattutto del Belgio che guardano l'Italia, temi molto più approfonditi da Laura Fanti, a cui lascio volentieri la parola. Buonasera, mi sentite? Grazie di essere qui, grazie anche a chi ci segue a distanza. So che a volte è frustrante non poter seguire, non è il mio questo, non poter seguire gli eventi dal vero, insomma, perché ci si sente un po' esclusi. È capitato di seguire degli eventi, dei convegni a distanza e voler intervenire, fare domande, invece, insomma, sentirsi un po' tagliati fuori, quindi saluto tutti.
Mi unisco naturalmente ai ringraziamenti di Giorgio verso l'Accademia Belgica, CNIR, nei confronti anche di tutti i direttori che sono passati in questi anni di elaborazione del libro. E ringrazio naturalmente anche gli autori che purtroppo, essendo sparsi in Italia e anche in Belgio, non sono riusciti a venire qui stasera, ma che ci tengono molto, insomma, a far sentire la loro presenza. E, naturalmente Giorgio ha aperto tantissime questioni, tantissimi filoni ai quali mi potrei riagganciare, quindi io ne prenderò magari alcuni per non stare qui naturalmente a ripetere il contenuto del libro. Intanto partirei dalla ricerca museale, perché io e Giorgio ci siamo incontrati in un museo, al gabinetto delle stampe dei disegni degli Uffizi. Naturalmente ci conoscevamo già come studiosi, insomma uno aveva letto gli scritti dell'altro, e mentre io cercavo nell'ambito delle mie ricerche di dottorato delle stampe di artisti belgi, e in quel caso insomma il gabinetto degli Uffizi ha delle stampe di Ensor, ma anche di olandesi, di Torop, di altri belgi come Felicia Rops, eccetera. E, insomma, pian piano siamo rimasti in contatto di questa idea di approfondire questioni che in realtà erano state toccate marginalmente dagli studiosi in articoli magari, non so, non troppo specifici su queste questioni di, direi, cultural transfers, perché è difficile trovare il termine italiano poi esatto che sta a spiegare questi scambi tra i paesi che hanno a che vedere sia con la ricezione, la diffusione delle opere d'arte, ma anche di influenze reciproche tra gli artisti di vari paesi d'Europa. Dunque, mi riaggancio a questo discorso della ricchezza museale, perché effettivamente, devo dire anche in Belgio, vivendo in Belgio, devo dire questa cosa, che c'è una ricchezza incredibile di stampe nei musei, ma in generale di lavori su carta che sono quasi completamente dimenticati e solo lentamente stanno emergendo. Parlo naturalmente del nostro periodo, non mi riferisco a Rubens, parlo di stampe di artisti di fine 800, 900, mi capita spesso di chiedere delle opere di cui, insomma, che sono un po' state dimenticate. Questo è un peccato, ma può essere anche una risorsa per gli studiosi, il poter riscoprire, ritrovare e accendere appunto queste sinergie. In particolare, questa analisi della presenza di artisti belgi nelle collezioni italiane è nata poi in un momento successivo, perché l'analisi era quella di vedere la presenza di artisti belgi di fine 800 presenti nel loro momento storico, quindi nelle mostre o anche nelle riviste, vedere come il loro lavoro fosse riprodotto costantemente, avesse attirato gli artisti. Basti pensare che un'opera di Henri de Gros, che si chiama Christ aux Outrages, che è insomma, un dipinto, la versione più nota si trova in Francia, ma di cui ha creato varie, non copie, insomma versioni, esistevano delle litografie che si sono diffuse in tutta Europa e hanno raggiunto anche i futuristi. Questo va detto, perché i futuristi, che così tanto, no, avversi al passato, anche al simbolismo, in realtà erano molto attratti da questi artisti. Qui stiamo a generalizzare, ma naturalmente ogni artista ha una storia a sé, però per dire che attratti da questi artisti in particolare che erano diversi rispetto a ciò che offriva, purtroppo, non voglio essere contro la pittura realista o d'altro, però sicuramente il simbolismo in Belgio si è formato maggiormente rispetto ad altri paesi europei, quindi
un artista che si poneva contro l'Accademia o anche contro la pittura realista, trovava in queste opere qualcosa di molto forte a cui ispirarsi. Quindi, insomma, Marinetti, ma anche Boccioni, avevano appassione per questi artisti. E Marinetti lamentava l'assenza di Henri Dubrow alle prime biennali di Venezia. Fatto anche Vittorio Pica ha insistito tantissimo per vederlo esporlo nelle mostre. Quindi Vittorio Pica, questo nome che appare continuamente come intermediario tra i due paesi, perché è stato uno dei primi curatori, diciamo, anche un scopritore di talenti, faceva la spola tra Parigi, Bruxelles e l'Italia per cercare di organizzare delle mostre, pubblicare delle opere, scrivere degli articoli su numerosi artisti. E poi naturalmente si è avvocata alla Biennale di Venezia e ho creato appunto, parlo di me, insomma naturalmente non sono l'unica a studiare queste questioni, creando dei grafici per vedere la presenza degli artisti belgi alle Biennali di Venezia, e erano in confronto agli altri delle altre nazionalità una posizione nettamente maggioritaria. Addirittura nella saletta del bianco e nero del 1909 hanno esposto solo belgi. Questo, insomma, va detto. Non so se è stato dimenticato qualche nome dei nostri autori. Abbiamo detto, insomma, manca Giuseppe, no? Marco Bussagli, che ha parlato anche di Escher, un artista insomma molto noto per il suo modernismo, diremo, che comunque ha vissuto anche in Italia e ha avuto una fascinazione verso l'Italia. Non so, vogliamo aggiungere qualcos'altro oppure possiamo sì, ecco, vorrei parlare di non so, delle piste aperte, diceva proprio Giorgio anche alla fine, questo degli scambi tra gli artisti. Effettivamente sarebbe da approfondire quanto già è presente in parte nel libro, ad esempio il rapporto tra Charles Dudley e De Carolis, affrontato da Fontana, ma analizzare più a fondo la produzione per vedere realmente queste confluenze tra i vari artisti. Questo, insomma, resta, a mio vedere, insomma, un campo ancora tra i tanti, insomma, come dicevi, dalla bibliografia, eccetera, da studiare, perché c'è molto ancora da ricercare. Of course, first of all, I would like to thank Sabine van Sprange and the Academia Belgica for the invitation and the hospitality. It is simply great to be in Rome. I have read the book, I had the opportunity, I have enjoyed it, but I would like to start with a couple of general remarks on Belgian art and why it is important. Some 50 years ago, the world of art witnessed the birth of what was at that time called a new art history. On the one hand, these new art historians tried to describe the way the appreciation and the creation of art is deeply infused by ideology. On the other hand, they tried to challenge the established art historical canon, and they went in search for unknown or underestimated artists. Now, anyone interested in what this new art history was like should start by reading T.J. Clark's early books on Gustave Courbet and Edouard Manet. And you will find there a wonderful display of a close reading of both artworks, politics, and society. The typical combination of the name of a great artist
with the politics of a more abstract concept in the title of an art historical publication comes from that new art history, which proves that the approach of the new art history has been successful. The most exciting aspect of the new art history to me was, of course, the rediscovery of overlooked artists, such as, for instance, in France, Jules Breton, James Tissot, Jules Bastien Lepage, or William Bouguereau. Following this international trend, the history of modern art in Belgium, the art of the 19th and 20th century, has become much, much richer. But one should recognize that only the decades of Le Vin and La Libre Esthétique have enjoyed the attention of art historians and curators. And although non-avant-garde artists such as Léon Frédéric, Henri de Croux, or Jean Delville have been brought back to the attention of historians of modern art in Belgium, most of their predecessors, such as François Navet, Mathieu Vambray, Gustave Wappers, Jean-Baptiste Madou, Joseph Lys, Ferdinand de Brakeler, the Belgian landscape painters, the members of the Brussels Société Libre des Beaux-Arts, are still waiting in the entrance hall of old and newer art history. So thus one might say that, therefore, by and large, the history of modern art in Belgium is still more or less the story that has been published by the novelist Camille Lemonnier and the art critic and filmmaker Paul Hazards. Camille Lemonnier published L'École Belge de Peinture in 1906, whereas Paul Hazards published his book entitled Histoire de la peinture moderne en Flandre in 1960. Neither Lemonnier nor Hazards are considered to be the most reliable historians of modern art in Belgium, but their stories, their histories, haven't been replaced by a new history. As this new publication by Laura Fanti and Giorgio Marini proves, we are still in the process of discovering overlooked cultural relations, practices, techniques, etc. But a critical resume of new insights and discoveries since Hazards might inspire scholars, curators, students to immerse themselves in the art of the predecessors and contemporaries of Félicien Rops. From a classical canonical point of view, it is easy to understand why scholars and curators are much more fascinated by the art of Fernand Knopf, James Ensor, Henri van de Velde, Theo van Rijsselbergen, or Georges Minne, than by the art of Louis Gallet and Henri Leys. New conceptual, iconographic, and stylistic elements occur in the art of Henri Leys and Louis Gallet, but new and innovative are not the same. The flowering of different artistic disciplines during the last decades of the 19th century is, of course, something that was happening all over Europe. But what was happening at that time in Belgium was remarkable and important. Emile Verhaere and Maurice Maeterlinck, Rodenbach were considered to be important European writers. Félicien Rops, Constantin Meunier, James Ensor, Georges Minne, Fernand Knopf, Theo van Rijsselbergen, Victor Horta, and Henri van de Velde were appreciated far beyond the borders of their homeland. As always with historical questions, it is not so hard to see what happened and how it happened, but it is much harder to explain why it happened. Why did Belgium enjoy its cultural high days then at the end of the 19th century? I think that there was a kind of Belgian self-confidence at that time that didn't exist before and that later became less powerful. French-speaking intellectuals and artists from Liège, Charleroi,
or Namur, joined with bilingual colleagues like Verhaere or Materlinck from Ostend and Ghent to publish leftist cultural magazines in the capital of the country. On an intellectual, cultural, and artistic level, Belgium has never again been as open-minded as exactly in those years. One could say that notwithstanding highs and lows, this open-minded attitude is more alive than ever. But in those days, such an openness was exceptional. Today, it is worldwide still a self-evident achievement. Noir et Blanc is full of facts and figures that illustrate the late 19th century flowering of art and culture in Belgium. In the course of the 19th century, Italy's reputation as a leading artistic country was, as we all know, challenged by Paris. The Belgian artists who still wanted to be the winners of the Prix de Rome in the end were much more eager to visit Paris to find out what was new. Félicien Rops may stand as a model for this attitude, as I learned from Véronique Carpeau. The more intense Italian orientation of, for instance, Charles Doudelet, Philippe Zilken, and Frank Brangwyn was somewhat exceptional. It may come as a surprise, but it is maybe good and even reassuring to note that at the end of the 19th century, the old one-sidedness, to exaggerate a little bit, of the relationship between Italy and both the Netherlands and Belgium was gone. Readers of Noir et Blanc will learn how the longing of Italian art lovers and critics, such as Vittorio Pica, to get to know foreign artistic innovations led to the organization of exhibitions and the publication of graphic art. New graphic art from the Netherlands and Belgium that depict aspects of the modernized world, la modernité, or was outspokenly symbolistic, and graphic art that was breaking new ground stylistically and technically. Given the relative importance of Italy for Belgian artists such as Félicien Rops, it is easy to understand why up to now the subject of Noir et Blanc has not been sufficiently explored. The importance of this collection of studies is thus, to conclude, evident. Thank you. Ovviamente, come potete immaginare, soffro molto del fatto di non essere a Roma, non solo per questa, appunto, per questo clima estivo che c'è anche a Rovereto, peraltro, ma per il fatto proprio di non fare questa cosa in presenza, di salutare amici che conosco e che stimo e studiosi che mi sarebbe piaciuto conoscere, che magari conosco solo perché li ho letti, e questa poteva essere l'occasione. Però, diciamo, bisogna guardare le cose in modo positivo e così pensiamo che invece è anche più facile vedersi che il sistema del remoto consente anche delle persone che magari non potevano intraprendere dei viaggi o in quei giorni non potevano spostarsi a Roma, comunque di essere presenti e di essere qui assieme stasera. E mentre io parlo, più o meno una settantina di casse stanno per essere consegnate al MART con 70 sculture che dovranno essere allestite entro sabato, che apriremo appunto la mostra dedicata al falso nell'arte da Alceo d'Ossena. Per cui io mi scuso se appunto sono qui e non a Roma, e se magari non sarò proprio concentratissima, perché sono giornate un po' frenetiche. La mostra avrebbe dovuto aprire venerdì scorso e questo mi rendeva, appunto, mi avrebbe reso romana oggi, ahimè, invece le cose non sono andate così. Però devo dire che ci tenevo molto, perché questo libro mi è piaciuto tantissimo, devo dire la verità. È un bel libro, è proprio, si presenta bene, è una bella edizione, è proprio
proprio un bell'oggetto. E poi quando appunto uno si addentra nella lettura, ritrova un mondo che ama, raccontato attraverso tante voci che proprio mi hanno affascinato. Insomma, avete suscitato quasi una piccola ossessione belgica, ecco, lasciate in questa piccola licenza. E ci sono alcuni aspetti che vorrei scorrere insieme a voi, e questa sarà un po' la traccia del mio discorso, nel senso che appunto ho messo delle piccole note a margine per gli interventi che ho letto nel libro, e poi ho preparato un brevissimo PowerPoint, sollecitata anche un po' da Giorgio Marini, che ringrazio per questo invito, così, ecco. E, su Grubisi, perché comunque appunto è un personaggio importante di cui l'anno scorso ricorreva il centenario, e che trapela, continua a entrare e uscire appunto anche negli interventi di questo libro. Un'altra delle cose che vorrei dire in forma generale del libro è che gli interventi sono molto puntuali, il libro sembra ogni tanto dipanarsi fra cose diverse, ma in ogni intervento c'è un anello, un collegamento, un filo rosso, un rimando a qualcosa che poi si ricompone nel libro. Quindi devo dire anche una bella regia nella cura di questo volume, perché appunto gli approcci sono diversi, tematici, metodologici, monografici, però ci sono appunto delle tracce che formano quasi un reticolato, una mappa in cui poi inseriamo anche le nostre idee, le nostre conoscenze, i nostri riferimenti. Per esempio, una di queste mappe ricorrenti che ho trovato riguarda le occasioni espositive. Quasi tutti gli interventi citano l'importanza delle esposizioni, a partire dall'esposizione con la E maiuscola, cioè dalla Biennale di Venezia. Il periodo è questo, 1895, e la Biennale di Venezia ha un ruolo accentratrice, accentra l'interesse e la possibilità, la disponibilità di diffondere la conoscenza di questi artisti in Italia. Però il libro mette a fuoco anche altre esposizioni, altre occasioni espositive altrettanto importanti, che magari non sono state fino adesso studiate così tanto, con così tanta, diciamo, dovizia di particolari, che sono per esempio le mostre romane, sono le mostre fiorentine, la mostra milanese del 1906, insomma sono anche questi anelli, punti che si rincorrono e si ricompongono, e fanno sì appunto che venga costruita questa traccia, questo canovaccio su cui si inseriscono gli interventi legati appunto al tema del volume, che si apre con un intervento di un artista dirompente, un grande dissacratore che è Rops, ma quasi contro l'Italia, perché l'Italia rappresenta la classicità, rappresenta tutto quello contro cui appunto Rops cerca di andare contro, e quindi appunto il suo viaggio non è tanto in Italia quanto appunto in Ungheria e in Spagna, proprio perché c'è questo atteggiamento fortissimo di rottura con il passato, e tutto sommato l'Italia rappresenta la classicità, rappresenta quello contro cui Rops vuole questi schemi con cui che Rops vuole rompere. E mi è piaciuto molto il fatto appunto di iniziare con un artista che invece, diciamo, di stabilire dei collegamenti con l'Italia, in qualche modo si allontana da questi, ma si allontana per appunto per la sua novità rispetto ai temi, rispetto all'audacia, ma soprattutto rispetto alla tecnica, che è un altro elemento importantissimo, sempre di questi, diciamo, su cui puntelliamo il
che emergono appunto in questa mappatura del libro. Le nuove vernici, la fotoincisione, i procedimenti nuovi tecnici in cui si cimenta Robso sono la base anche della fortuna e della diffusione di questo nuovo medium, appunto dell'incisione, dell'acquaforte in prima battuta, e poi vedremo anche dell'incisione in generale e dell'acquaforte poi in particolare. E la costruzione, diciamo, di questo panorama non sarebbe stato possibile senza lo spoglio di più di 200 articoli e, come dire, l'analisi del ruolo importantissimo delle riviste L'Emporium, Il Marzocco, La Voce, Leonardo, L'Eroica, ricostruito da Laura Fanti appunto nella sua disamina, quanto fosse importante proprio il medium della rivista, insieme a, quindi, diciamo, questi due pilastri su cui si regge la diffusione della conoscenza di questi artisti: le esposizioni da una parte, ma dall'altra parte il ruolo appunto delle riviste. Nelle riviste possiamo, attraverso le riviste, le pagine delle riviste, possiamo capire ancora meglio quali sono i rapporti, per esempio, che si instaurano a livello proprio operativo sulle pagine di queste riviste fra gli artisti, tra Dudelet, per esempio, e De Carolis, o appunto la diffusione di, pensate per esempio all'azione importantissima di Picca, che dedica appunto sulle pagine di Emporium dei propri cammei, dei capitoli che fanno conoscere al pubblico italiano chi era Knopf, chi era De Gru, chi erano le principali Ensor, Rops, chi erano i principali protagonisti delle sale del bianco e nero appunto nelle esposizioni. Ho parlato prima di Milano 1906, di Roma 1911, vorrei aggiungere anche Torino 1902, dove appunto appaiono Dudelet, Ensor e Knopf. E poi la prima esposizione grafica dedicata alla grafica italiana del 1902 a Roma, nella Società degli Amatori e dei Cultori, della Società degli Amatori e degli Artisti. E poi una cosa che mi è piaciuta moltissimo dell'intervento di Laura Fanti è questo accenno alla secessione di Palazzo Corsini a Firenze, di cui non si sa molto, ma appunto, trovo che sia stato un accenno molto 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 interessante, così come trovo convergente con tutta una serie anche di studi nuovi. Penso che proprio in questi giorni si inaugura a Livorno la mostra di Dudelet, e con alcune opere che vengono dalla collezione della Galleria del Levante, di collezione Bertonati. Ecco, l'affondo di Fontana su questo artista l'ho trovato, come dire, stimolante proprio anche per questo parallelo che si può stabilire a Dudelet, Maeterlinck e per esempio De Carolis, D'Annunzio. E il fatto appunto che anche di questo artista, di cui fra l'altro mi occuperò appena finita ad Ossena, perché stiamo organizzando una mostra dedicata alla collezione Bertonati e evidentemente, insomma, una parte verrà dedicata anche a questo artista, questa triangolazione Firenze, Roma, Livorno, appunto, quindi questo soggiorno importante dal 1902 al 1924, l'amicizia con De Carolis, e poi insomma anche capire quanto questi due artisti si sono dati reciprocamente e quanto, per esempio, un tema che viene accennato nel libro e che trovo anche affascinante è questa attitudine, questo atteggiamento rinascimentale fino a un certo punto anche in De Carolis e poi, grazie anche a Dudelet, pre-rinascimentale. Quindi, diciamo,
una ricerca di forme, di modelli che si svincolassero un po' dalla cultura liberty così come la conoscevamo, per arrivare più vicino, per toccare quello che poi vedremo verrà definito da Virelli un atteggiamento più vicino all'espressionismo, proprio attraverso la xilografia che ha, consente, diciamo, delle forme espressive diverse. E quindi il libro come opera artigianale. Altro passaggio importante: nel momento in cui la fotografia ha, come dire, dato un colpo ferale, invece l'incisione si riscatta attraverso l'unicità, attraverso appunto la mano dell'artista. E quindi questo è un altro capitolo di questo libro che, come dire, ci consente di fare dei collegamenti, di saltare, di avere, diciamo, di raggiungere appunto quanto scriveva Virelli a proposito dell'eroica, il ruolo importantissimo che ha avuto l'eroica a Levanto, proprio nel veicolare e nell'immaginare nuove forme espressive che utilizzassero nuovi medium espressivi come la xilografia. Ma ci tornerò tra poco, perché prima appunto vorrei parlare di quanto ha scritto Giorgio Marini e di quanto è importante questa sua panoramica sugli acquisti in Italia. Sì, le opere vengono esposte nelle esposizioni, nella Biennale, ma capire quali sono poi i canali del collezionismo pubblico e privato e di come si muovono anche i collezionisti privati in seguito agli interventi di Pica e appunto delle esposizioni, insomma, anche questo è stato una bella sorpresa e un lavoro imponente di ricerca, di cui veramente va dato tutto il merito. E mi piace tantissimo questo accenno appunto che è stato fatto al ruolo di Grubisi e al rapporto con Zilken, e anche qui poi dopo c'è il rimando a quanto scriverà Del Bianco. E Grubisi, come sapete, era mercante, estimatore, pittore. A un certo punto incide, si dedica pure all'incisione. E non soltanto si dedica all'incisione o, come dice, veicola il divisionismo in Italia, segue Segantini nei suoi primi passi negli anni Ottanta e determina anche proprio delle scelte per Segantini molto, molto chiare. Apro una parentesi. Ho sospetto che Segantini abbia prodotto delle incisioni. Le ho trovate citate in un catalogo degli anni 70 alla Biblioteca Nazionale di Parigi, non sono mai riuscita a trovarle. E sicuramente i figli realizzavano copie delle opere del padre incise, ma non abbiamo ancora trovato appunto delle incisioni autografe di Segantini. E la cosa ci potrebbe stare appunto calcolando quanto fosse importante l'incisione per Grubisi. E appunto ovviamente accennare al testo mai edito per la Biennale di Venezia del 1895, che appunto Grubisi chiede di poter pubblicare a Fradeletto, ma poi insomma la cosa non riesce. Alcuni di questi contenuti arriveranno appunto nel testo di Zilken, che viene esposto nella primissima Biennale. Anche questo è un fatto importante, è un fatto, diciamo, la Biennale da subito dà dei segni importanti di quanto valga e non soltanto il bianco e il nero, l'incisione, ma questo rapporto con il Nord e con il Belgio in modo particolare, come è già stato detto. Nei miei sogni mi piacerebbe prendere proprio la metodologia di questa ricerca applicata al Belgio e trasportarla in ambiente germanico. Mi piacerebbe capire un po' che cosa succede pensando appunto a uno scambio fra la Germania e l'Italia proprio in seno alla Biennale, quali erano gli artisti amati dalla Biennale
artisti tedeschi amati dalla Biennale e quali erano gli artisti italiani che poi esponevano a Monaco al Glass Palace. Ma questo è un altro valore aggiunto a questo volume perché indica una strada di ricerca, una metodologia di ricerca. Dicevo che l'intervento di Marini poi si estende fino agli anni 20 e al ruolo appunto del bianco e nero non soltanto fra gli artisti ma appunto fra i collezionisti e fra le grandi acquisizioni nazionali, non soltanto quella presso il comune di Venezia, quindi per le opere che Picca, che era in commissione, faceva arrivare a Venezia, a Capesaro, ma soprattutto poi per quelle che afferiranno al Gabinetto Nazionale delle Stampe a Roma. E come vi dicevo, Zilken ha un ruolo, il fatto appunto di essere stato esposto nella primissima edizione della Biennale ha un ruolo importante che viene appunto sottolineato dall'Estia del Bianco nel suo intervento, nel suo saggio, e lei sottolinea appunto come il bianco e nero assume una funzione di centralità e io aggiungerei assume una funzione di centralità e diventa importantissimo anche per le scelte di alcuni artisti italiani come per esempio Disertori, Marussig, ma insomma quasi tutti gli artisti italiani o gran parte di loro di quelli che partecipano a Venezia alla Biennale di questi anni e soprattutto che partecipano alle esposizioni capesarine passano attraverso l'incisione. E questo appunto non è un dato casuale, non è un dato che spontaneo, risale proprio anche nell'attenzione che questo medium aveva all'interno della Biennale e soprattutto la possibilità che l'incisione apra anche altri panorami che non siano soltanto quelli della pittura da salon, della pittura e quindi del mercato della pittura. Apre per esempio la strada verso la cartellonistica, apre la strada verso la grafica, verso l'applicazione della grafica all'editoria, ai libri, alla grafica e quindi anche delle possibilità non soltanto formative, delle possibilità anche di lavoro professionali, di commissioni, di committenze. E Torop sicuramente è uno dei modelli che viene visto proprio in questa funzione e Davide Lacagnina appunto ci fa capire come tutto sommato però fosse un artista difficile da comprendere per il pubblico delle biennali, per il pubblico italiano. Espone in biennale 6 dipinti nel 1905, però appunto viene amato di più in funzione delle sue produzioni, viene conosciuto più che amato, viene conosciuto di più in funzione delle sue produzioni grafiche piuttosto appunto che della sua pittura. E mentre artista che invece viene molto amato e molto rappresentato e conosciuto è Brangwyn, che nel 1902 ottiene un bellissimo articolo di Picca, anche se era a Venezia, presente nella Biennale dell'1, del 5, del 7, del 14, quindi una presenza abbastanza fissa. Venezia è anche oggetto delle sue rappresentazioni, e tanto appunto che Brangwyn sarà un artista molto importante per altri italiani, penso per esempio a Pieretto Bianco. Pieretto Bianco nelle sue rappresentazioni di operai al lavoro, portuali, delle rappresentazioni del lavoro, ha sicuramente presente i porti di Brangwyn e proprio anche questa sollecitazione a un dinamismo che era diverso, che incomincia a presentarsi proprio attraverso le primissime incisioni di Brangwyn. E poi appunto Virelli affronta nel Belgio eroico l'avventura dell'eroica appunto 1911 e appunto questo ruolo della silografia
che, come dire, ha una connotazione moderna. Ecco, quello che dicevamo, che unisce questo libro è proprio un'arte europea. Non si parla di un'arte, alla fine di un'arte del Belgio, dell'Olanda o dell'Italia, ma è la costituzione di un'arte europea, di una forma di arte che circola attraverso appunto gli artisti che espongono alla Biennale e che sono artisti europei. Il ruolo della sillografia, per la rudezza di segni, per la scabrosità di accenti e per la puerilità del disegno, fa sì che questa nuova tecnica diventi rivoluzionaria in qualche modo, rivoluzionaria sia sul fronte della tecnica, sia sul fronte del portati, dei contenuti, e appunto fa nascere questa nuova sensibilità, meno edonistica, se vogliamo, dell'atteggiamento rinascimentale di De Carolis, e più legata a dei contenuti che si legano molto alla spiritualità. Prima Giorgio Marini ha fatto vedere quel bellissimo lavoro di Min, che a suo tempo avevo citato per parlare della grafica di Wild. E quando Wild, appunto, si rivolge nella sua grafica a temi legati alla spiritualità, alla religione, cerca proprio in questa esasperazione del gesto, delle mani, che era quella di Min. Pensate, per esempio, non soltanto alla grafica, ma anche ai ragazzini, ai bambini inginocchiati che erano presenti nelle secessioni di Vienna. Ecco, quell'esilità e quella forma espressiva arriva in qualche modo anche al nostro Wild, non lo scultore ovviamente, non sto parlando del Wild grafico, proprio per questa tensione spirituale. E poi devo dire che mi sono divertita tantissimo a trovare questo Escher italiano di Usagi, che ci racconta appunto di questo primissimo e sconosciuto, per me lo era sicuramente, artista appunto, e dei suoi rapporti con l'Italia. Altro aspetto che io trovo nuovo, e mi piace anche molto il fatto che questo volume abbia chiuso in qualche modo con una sorpresa, con un artista che ci sposta un po' più in là con gli anni e esce fuori un po' dai canali della Biennale, delle esposizioni storiche, ma ci apre appunto a un mondo diverso. Adesso, se mi consentite, io vorrei solo mostrarvi, se riesco a condividere lo schermo, ditemi se si vede, per favore. Questo appunto è il volume che è uscito da pochissimo, per celebrare appunto 100 anni di Vittore Grubis de Dragon, ma anche i 20 anni dell'archivio Grubis presso il MART di Rovereto, che molti di voi appunto hanno studiato e frequentato. Con un'immagine appunto di un giovanissimo Grubisi, che appartiene appunto alle carte del nostro archivio, e poi appunto di un'icona, che è quella di Romolo Romani. Il libro è dedicato a lui, a Grubisi, ma è dedicato in modo particolare al ruolo di grande vecchio, al suo ruolo appunto in una esposizione. Alla fine, diciamo, quasi alla fine della sua carriera, della sua vita, che è l'esposizione di Arte Libera a Milano nel 1911. Un'esposizione particolare, che si svolge senza catalogo, ahimè, e che è stata ricostruita magistralmente da Dagati, e che nel libro, appunto, attraverso le recensioni delle riviste, dei giornali, riesce a ricostruire la partecipazione a questa mostra di arte libera alle Officine Ricordi, di artisti fra loro incongrui, da una parte i futuristi e dall'altra parte i passatisti, chiamiamoli così,
capitanati scelti appunto da questo grande vecchio. E nel libro appunto si parla di questa mostra, ma si parla appunto anche di lui, e si riconducono appunto alcune iconografie di questo personaggio, a partire diciamo da Romolo Romani, che appunto a Milano poteva avere presente sicuramente Leonardo, ma anche appunto Wildt, altra immagine storica del nostro Vittore Grubissi, che nei riccioli di questa sua scultura probabilmente può aver avuto anche in mente Dürer, ma sicuramente ce l'aveva in mente il nostro Grubissi, quando vedete ha esattamente lo stesso gesto melanconicus che appunto apparteneva alle immagini di Dürer. Fra gli artisti che hanno immortalato l'immagine di questo grande vecchio, anche un meno noto Minerbi, che si trova un'opera che si trova a Ferrara, nel Museo di Ferrara, e invece un più noto e folgorante Astolfo De Maria, figlio di Mario De Maria, che probabilmente si è servito di un'immagine fotografica per appunto omaggiare questo personaggio in questo dipinto che diciamo chiude un po' la carrellata di immagini di Grubissi, che sono tutte immagini carismatiche, iconiche, sono immagini forti, e la trasmissione di questa figura, appunto una figura che ha investito tantissimi ambiti, come dicevamo prima, dall'essere artista lui stesso in vari campi, all'essere appunto scrittore, ad essere divulgatore e ad essere mercante insieme al fratello. Le altre due velocissime note che suggestioni che voglio portarvi sono appunto in seno alle pagine di Emporium e come recensione delle mostre della Biennale, un artista che è stato citato più volte nel volume Bertensson, che espone appunto questi rincantati fermi e che vengono visti in Biennale anche appunto, come vi dicevo, da artisti più vicini a noi come Guido Marussig, che a distanza di un anno in pratica replica nel plenilunio d'estate esposto nel 9, 1909 a Venezia esattamente queste modalità appunto, e Marussig sarà proprio uno dei massimi incisori italiani che sicuramente appunto diciamo guarda, osserva quanto viene proposto dalla Biennale, quanto viene proposto anche dai nostri artisti che avete considerato in questo bellissimo volume. Ecco, ho saltato un po' qua e là, ma volevo dare qualche suggestione e soprattutto spero di avervi riportato il mio entusiasmo nella lettura di questo volume, e veramente un grazie a chi l'ha voluto e a chi l'ha fatto, a chi ha messo insieme questi contributi, a chi ha scelto appunto anche questo metodo, che ripeto potrà essere importante anche per il futuro, per quello che può seminare nel futuro. Questo è l'augurio che faccio a tutti noi di poter proseguire nelle nostre ricerche e appunto di continuare ad avere la possibilità di interfacciare, di creare dei collegamenti appunto fra ciò che ci piace studiare. E grazie ancora. No, grazie a te Alessandra tantissimo. Una capacità di sintesi ma anche di carrellata magnifica, una puntualità diagnostica su tutti i casi, le specifiche e i contatti. Non può non farmi piacere quella cosa che dici, che poi trovi sempre che ci siano degli anelli che collegano tutta questa catena. È ancora più grande il rimpianto che tu non sia potuta essere dei nostri nel libro, ma davvero grazie di questa
spiegazione che in realtà serve a noi per primi, per renderci conto anche di dove si può sviluppare, come dici tu stessa. Se volete, si può aprire un dialogo, uno spazio a qualche domanda, vediamo se i nostri autori da dove sono o hanno voglia di intervenire. Grazie Matteo. Direi senz'altro, come idealmente alle biennali la struttura era fortemente organizzata per padiglioni nazionali, direi che questa specie di plot, pur restando fermo quella primazia, quella primogenitura di questa bellissima definizione di Alessandra di Dia dell'ossessione belgica, perché quello che metto in exergo è quella frase di Pica che dice è dal Belgio e dall'Olanda che vengono in questo momento le novità più grosse, per cui davvero c'è questa sorta di folgorazione per questo filone. Però sicuramente si potrebbe fare per la Germania, lo suggeriva la stessa Alessandra, o almeno per il mondo tedesco, una piccolissima cosa che mi ero divertito prima del convegno ad andare un po' a scoprire sotto la superficie, era per esempio alla mostra del 1927, Esposizione internazionale dell'incisione moderna a Firenze, che prende l'eredità di quella del 14 e la sviluppa ancora di più, il padiglione svizzero si presenta con una quantità incredibile di opere di artisti, tanto da giustificare un catalogo a parte, cataloghino, però pure la Svizzera è curato da quel Bernoulli, parente e amico di Hermann Hesse, stasera sono per cose parentali, come per Rilke, che è conservatore del gabinetto stampe di Basilea in quegli anni e che porta tutti quegli artisti che poi anche lì si aprirebbero a degli influssi. C'è questo, insomma, una serie di artisti che evidentemente la cui presenza alle biennali, alle mostre romane della Società Amatori Cultori, ma anche a quelle fiorentine, apre gli occhi agli artisti, gli stessi toscani, no? Costetti, che riguarda questi artisti svizzeri. Quindi assolutamente c'è una esportabilità di questo modello. Più difficile il discorso delle documentazione delle presenze alle mostre come punto di partenza di una promozione che poi è anche una promozione collezionistica e di acquisti, perché non di tutto per la mostra fiorentina del 14 c'era tutta una splendida documentazione che è stata usata per la mostra di 7 anni fa a Firenze. Per quella del 27 non mi risulta che ci sia granché. Emanuele Bardazzi, che va citato questa sera perché è senz'altro un ispiratore, almeno per quanto riguarda me, di tutta questa trama di conoscenze, lui davvero prima di tutti noi, per esempio, era riuscito a ricostruire completamente, trovando l'unico catalogo superstite della mostra romana del 1902, e da lì è partito. Ma dal punto di vista metodologico, forse anche Laura vuole aggiungere qualcosa. Intanto volevo unirmi ai ringraziamenti di Giorgio verso Alessandra Tiddia, veramente per aver colto non solo l'obiettivo del libro e il contenuto dei singoli interventi, ma anche la sua composizione proprio, la composizione del prodotto, insomma, e di aver colto tutto ciò che c'è dietro. I rimandi appunto tra un intervento e l'altro, quindi grazie ancora. Poi la domanda di Matteo era legata alle riviste, i collegamenti tra riviste e mostre soprattutto.
era un intervento, nel tanto più intervento, era un ringraziamento ovviamente a tutti voi per questa, per questo incontro che ci ricorda appunto questo bellissimo incontro che abbiamo fatto 3 anni fa e che finalmente si è tradotto in un testo a stampa con molte difficoltà, ma i tempi sono stati quelli che sono stati. Volevo ringraziare molto anche la dottoressa Tidia, che è una studiosa che io apprezzo tantissimo e che ha detto una cosa, secondo me, che adesso, ecco, qui mi rivolgo più la domanda, che c'è mancata a questo punto proprio un suo intervento proprio su questo primo numero, perché quello che ha detto lei sull'arcaismo sottile dorato, cito, di Wildt e il rapporto con Jormin è indiscutibile, cosa che magari è stata sempre, come dire, più valutata in altri ambiti, invece questo è molto importante. Quindi, come dire, che forse questo volume potrebbe arricchirsi, avere degli appendici proprio aprendo anche questi discorsi che si sono aperti anche con una discussione come quella di stasera con la dottoressa Tidia. Ecco, soltanto questo. Sarebbe bello poter fare un proseguo di questo testo, nelle possibilità, nella volontà di tutti, coinvolgendo appunto anche persone che 3 anni fa non hanno potuto partecipare al nostro convegno. Ecco, tutto qua. Grazie. Invito la Tidia sostanzialmente. Continuare questa strada verso altri... E poi, oltre che la Germania, probabilmente, anzi sicuramente, dico una banalità, è l'Austria, il mondo austriaco. Mm-hmm. Senza... Il mondo austriaco sarebbe quello anche da indagare nel rapporto Italia, anzi forse non dico di più della Germania, ma sicuramente il lato austriaco prima della vicinanza della guerra era quello che più di tutti aveva influenzato l'ambiente italiano, persino i futuristi nella loro fase pre-futurista, appunto. Ovviamente riviste come Versacrum, insomma... Sono... Sì, ma poi anche tutto proprio lo scambio, no, giustamente come dice Laura Fanti, non solo della rivista Versacrum, ma proprio anche proprio della grafica, a questo punto, sciolta, era importantissima per l'Italia. Quindi veramente... si apre quel bacino europeo, quella zona culturale comune che ha fatto nascere la comunità europea a livello artistico già prima dell'istituzione europea stessa. Sì, Sabine, sta per dire una cosa che mi è rimasta quando ho citato tutti i curatori, ma lei per prima è una curatrice museale sopraffina, quindi questa cosa mi sembra che sia piaciuta. Ecco, quindi volevo soltanto dire, dottoressa, Tidia, mi dispiace perché ho anche pronunciato male il suo nome, ma anch'io sono un curatrice, quindi so benissimo che cosa significa di partecipare a una serata come quella di stasera, una settimana prima di una mostra. Quindi veramente grazie tanto, grazie per il suo bellissimo intervento e grazie ovviamente a tutti voi di essere qua. E quindi adesso vi invito a un brindisi per festeggiare quel bel volume e festeggeremo a distanza, magari spero di poter, ecco, accoglierla all'Accademia. Buonasera e grazie ancora.